Siamo tornati nuovamente in diretta, lasciamo la cronaca e parliamo di turismo perché è positivo il bilancio dell'afflusso turistico nel Bellunese, a dirlo è l'assessore comunale al turismo Paolo Luciani, commentando i dati dei visitatori che quest'anno hanno scelto Belluno per trascorrere le loro vacanze. Se si guarda rispetto agli anni precedenti, il bilancio delle presenze turistiche nel territorio del capoluogo delle Dolomiti nel periodo estivo giugno-agosto chiude con uno 0,97% in più, confermando il trend in crescita dei visitatori che negli ultimi anni hanno scelto Belluno come meta turistica. Un segnale che conferma l'attività positiva e fruttuosa di questi ultimi due anni da parte della nostra amministrazione e del lavoro che è stato fatto prima. A fine settembre potremo commentare inoltre i dati delle presenze turistiche frutto della tassa di soggiorno. Crediamo che le informazioni raccolte dall'ufficio turistico di Piazza Duomo siano fondamentali per capire in che direzione orientarci. 5.282 i passaggi all'ufficio di informazione e accoglienza turistica nei tre mesi contro i 5.231 del 2023, di cui circa la metà turisti italiani e l'altra metà stranieri, con il primato del Regno Unito 483 e a seguire francesi, tedeschi, americani USA e spagnoli. A fare da traino il mese di agosto, in cui si è concentrato circa il 50% delle presenze per un turismo che intende abbinare ai trekking delle Dolomiti, quest'anno più che mai popolate di visitatori da ogni parte del mondo, la scoperta del patrimonio artistico e culturale che il centro storico ha da offrire. La presenza di sempre numerosi stranieri nella nostra città conferma l'interesse per la nostra città e la Val Belluna, e quindi questo ci spinge a fornire loro maggiori informazioni tramite gadget, informazioni, cartine e quanto possa servire a chi viene a visitare la città e i dintorni da qui ai prossimi anni. Ed ora invece parliamo della festa della ceramica, una delle feste importanti, più sentite, e si valorizzano anche le eccellenze del territorio, questo nel Bassanese, grazie agli studenti del liceo. Quando due tradizioni si uniscono, nasce un legame destinato a creare nuovi sentieri per valorizzare e al tempo stesso proteggere le eccellenze del territorio, due su tutte in questo caso, l'olio della Pedemontana e la ceramica di Nove. A intrecciare questo legame è il liceo artistico De Fabris e la cooperativa Pedemontana del Grappa, con il progetto Terra, Olio e Ceramica, lanciando l'invito agli artigiani locali per realizzare 100 orci in ceramica e appunto agli studenti del liceo per lo studio del design e la creazione delle decorazioni. Noi vogliamo portare avanti sia come cooperativa sempre diverse collaborazioni con le eccellenze del territorio, e questo progetto fatto con la ceramica e quindi con gli studenti sarà una partenza poi per dare una continuità anche ad altre grafiche che sono presenti e per creare anche un'opportunità, diciamo, anche economica ma anche di valorizzazione proprio stessa del territorio, quindi di questo forte legame olio e ceramica. Tre classi dell'Istituto Novese, complessivamente più di 50 studenti di seconda, terza e quarta, hanno partecipato al progetto dando vita a un esclusivo laboratorio creativo. E intanto la 27esima festa della ceramica Portoni Aperti continua a riscuotere successo in termini di proposte e di presenze, facendo toccare nuovi record. Io ringrazio in particolar modo Chiara Riello dell'Istituto del Liceo Artistico di Nove, perché ha voluto e ha creduto in questa iniziativa, e grazie agli studenti che hanno realizzato questa opera, i ragazzi si sono concentrati ed hanno realizzato dei pezzi che penso siano unici, ecco. Ed ora invece parliamo della mostra del cinema, è terminata questa veramente meravigliosa edizione veneziana, e ce ne parla subito il nostro Lorenzo Maier, che l'ha seguita per noi giorno dopo giorno. Lorenzo, buongiorno. Buongiorno Daniele, a te e ai nostri telespettatori, buona domenica. Buona domenica, insomma. Oggi è un po' il giorno un po' dei commenti, insomma,
è stata una grande edizione, più 14% anche i numeri dei biglietti venduti per le proiezioni, quindi una mostra in crescita. Leone D'Oro a Pedro Almodovar con il suo film La stanza accanto, che parla di un tema molto delicato, molto difficile, come l'eutanasia, molto anche divisivo, ma in modo commovente, e che ha all'interno della pellicola sicuramente certamente dei valori che inneggiano alla vita e riflette ovviamente sul tema delicato dell'eutanasia. Vermiglio, film italiano in concorso, comunque ha preso il Leone d'Argento, quindi c'è anche un premio per l'Italia, in realtà due, perché un altro premio è come migliore attore per i film, per gli attori emergenti, è andato al film di Francesco Costabile e Famiglia. Una mostra in crescita, qui al Lido si sta smobilitando, e sarà per i prossimi 2-3 settimane la cittadella del cinema. Cinema italiano che ha dimostrato, anche sentendo le parole di Paolo De Guacco, responsabile del cinema, comunque di essere in salute, perché il film Vermiglio è una piccola produzione indipendente che è riuscita a catturare il favore della giuria, ma come ci ha spiegato ieri la regista, fin dal comitato di selezione, fin dalla selezione, quando il film è stato invitato alla mostra, tutto il cast si è sentito abbracciato, quindi ha confidato anche che già essere a Venezia per Vermiglio era certamente un sogno, ma che mano a mano che poi passavano i giorni c'era una speranza concreta di essere sul red carpet per l'ultimo giorno, e infatti così è stato. Mostra che si è conclusa con il film di Puppi Avati, L'orto americano, che ha visto tornare a Venezia un attore amatissimo come Filippo Scotti, che con Paolo Sorrentino ha trovato la rampa di lancio proprio a Venezia, e venne premiato come attore emergente con il premio Mastroianni. Quindi davvero tanti contenuti. Una Coppa Volpi a Nicole Kidman, che ha un po' questa divisa nel parere dei critici, ma anche dei semplici appassionati, perché c'era chi invece sosteneva migliore l'interpretazione di Tilda Swinton, appunto, con Pedro Almodovar. Comunque, al di là di questo, poi Nicole Kidman ha avuto la Coppa Volpi, purtroppo non è potuta essere presente per un lutto familiare, e anche questo è un po' un inedito, che anche se un inedito per quest'anno, perché questo contrattempo non le ha permesso di tornare, di essere presente, quindi è stata ritirata dal regista, dalla produzione del film, e gli verrà ovviamente consegnata. Che dire di altro? Un grande numero di spettatori, un festival che ha visto certamente la copertina delle grandi star americane, da Brad Pitt a George Clooney, Angelina Jolie, che hanno catturato e catalizzato l'attenzione, la curiosità di tutti, ma anche appunto giovani emergenti, cinema da tutto il mondo. Una cerimonia ben condotta dalla madrina Sve Barbiti, che era anche lei un po' una, possiamo dire, scoperta, anche se comunque è un'attrice affermata più all'estero che in Italia. Il suo nome, quando è stato annunciato come venire nel festival, aveva così colto di sorpresa molti, perché si aspettava magari un nome un po' più conosciuto, ma in realtà ha saputo ben tenere il palcoscenico in un tema, un momento anche delicato, un festival che ovviamente ha riflettuto anche sulle grandi questioni di cronaca che purtroppo tengono banco, dalla guerra al conflitto palestinese, la Russia, anche un documentario su Mussolini, insomma c'era veramente di tutto. Una mostra che in 10 giorni ha visto avvicendarsi, questo sì,
inedito credo nella storia della mostra, due ministri agricoltura, prima Gennaro San Giuliano all'inaugurazione, poi l'esordio ieri del ministro Giuli, appena entrato in carica per le dimissioni della nota vicenda che ha riguardato l'ex ministro Gennaro San Giuliano. Giuli, che peraltro ha saputo e ha accettato la nomina quando era qui a Venezia con un altro ruolo, era presente dall'inizio del festival per il suo ruolo precedente di direttore del Maxim di Roma, è tornato ieri con una carica così importante, seduto accanto al presidente della Biennale Pietrangelo Buttafuoco, che è amico di entrambi, sia di Gennaro San Giuliano che lo ha voluto, ma anche appunto del ministro Giuli. Gli abbiamo chiesto ieri se avesse detto qualcosa al nuovo ministro ed ha risposto una frase di Orazio in latino, dicendo che era una cosa riservata giustamente e che non avrebbe divulgata. Tante altre cose si potrebbero dire di questa edizione, per esempio anche la presenza di Sai Bussara, regionale degli autori, lo scorso anno protagonista in Io Capitano, che quest'anno ha invece girato un documentario per Rai Cinema sul calcio e razzismo. Un cinema insomma che si fa giustamente contaminare come specchio della società, delle cose che avvengono nel mondo e che lo racconta in questa maniera. Le madrine, le vecchie madrine delle precedenti edizioni che sono arrivate qui a Venezia sul red carpet, insomma davvero tante cose. Grazie Lorenzo, ovviamente noi poi torneremo a parlare di questa ultima giornata, di questa manifestazione nel corso del nostro telegiornale di Treviso a partire dalle 19.30, intanto ringraziamo davvero Lorenzo Maier per aver seguito per noi questo evento internazionale importantissimo per Venezia, ma per tutti, davvero molto, molto belle, anche molto belle le interviste e le immagini. Grazie davvero Lorenzo, noi adesso lasciamo Lorenzo, poi ovviamente... Questa sera ci saranno ulteriori novità, notizie su questa manifestazione. Noi però andiamo avanti e parliamo di un altro argomento, un argomento importante, perché parliamo di donne, parliamo di tumori al seno. Lo facciamo con Manuela Tonon, insomma, che conoscete. Buongiorno, presidente di Amiche per la Pelle. Buongiorno. Buongiorno. E con Loredana Pau, vicepresidente Europa Donna Italia, che dovremmo avere in collegamento telefonico. Non ce l'abbiamo ancora, però ce l'avremo fra pochissimo e quindi aspettiamo di averla. Intanto insomma parliamo con tante le iniziative, Emanuela, davvero tante, per insomma cercare di arrivare, migliorare tutto, anche. Insomma tutte. Sì, è partita dalla notizia che abbiamo visto questa settimana che l'ULS, nostra di riferimento, l'ULS 2, ha messo a disposizione dei fondi, sì, 700.000 euro, così c'era scritto, per diciamo acquistare, per fornire dei test genomici. E di questo parleremo. Spieghiamo, sì. Magari in attesa di poter parlare anche con Loredana, che è diciamo sicuramente più competente di me in questo. Vedo il telefono. Ce l'abbiamo. Loredana, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Ciao, buongiorno. Loredana. Allora, stavamo iniziando a parlare in attesa di averla ospite qua con noi, dei test, ce ne stava parlando Manuela, magari concludiamo un attimo questo dei test, sì, per poi parlare invece di un'iniziativa importante che è quella di Europa Donna, sì, che cosa fa, e questi giorni sono stati giorni importanti. Ecco, allora sono un po' giorni fecondi per tante cose. Allora, siamo partiti dal discorso dei test genomici di cui parlerà Loredana, che è diciamo molto più competente di me, come dicevo prima. Loredana è vicepresidente di Europa Donna, della quale noi da poco facciamo parte come associazione, e stiamo, poi lo dirà meglio anche lei, però siamo molto contente perché sta per nascere Europa Donna Veneto, che non c'era, e quindi è una cosa
buona per tutte le donne, diciamo, operate al seno, ecco, perché... E vogliamo, Manuela, sì, spiegare però che cos'è, sì, Europa Donna, perché magari non, lo facciamo non dire tutte le persone da Loredana, lo sanno. Esatto. Ecco, Loredana, di che cos'è e che cosa fa Europa Donna? Europa Donna è un movimento che ormai ha compiuto 30 anni, è un'associazione di secondo livello che mira a tutelare i diritti delle donne alla prevenzione e alla cura del tumore al seno nei centri di senologia deputati a questo impegno. E quindi è una rete di associazioni territoriali molto molto attive a livello nazionale, sono 190 associazioni affiliate a Europa Donna e alcune sono anche in Veneto, e tra le quali possiamo appunto annoverare Amiche per la Pelle di recente iscrizione, che appunto si attivano in questo senso per diffondere innanzitutto la cultura della prevenzione nei riguardi delle cittadine, invitandole ad aderire agli screening mammografici organizzati dal Servizio Sanitario Regionale e, nel caso di riscontro di malattia, di affidarsi ai centri di senologia multidisciplinari, le cosiddette breast unit, che in Regione Veneto sono state ben organizzate da tempo, con una rete molto attiva e di grande livello. Tant'è che per Europa Donna Italia, Regione Veneto è una delle regioni benchmark, cioè delle regioni di riferimento per l'organizzazione e la presa in cura delle donne con tumore al seno. Quindi questi sono i nostri focus principali: prevenzione e cura per le donne con tumore al seno, senza dimenticare però le donne con tumore al seno metastatico, che sono quelle che dalla malattia non escono. Ecco, fra l'altro noi stavamo vedendo delle bellissime immagini che sono quelle girate da Amiche per la Pelle, lo sì, spieghiamo perché sì, mentre stava parlando lei, Loredana, le sì, stavamo vedendo, che sono una sfilata. Sì, che abbiamo fatto lo scorso anno, seguita poi in diretta ad Antenna 3, molto bella, è giusto perché si può poi rinascere, si può... noi facciamo il calendario, quindi si può fare un calendario. Ecco qua le ragazze, ecco, ce n'erano lì che avevano fatto la terapia il giorno prima. E a proposito di chemioterapia, vorrei che Loredana spiegasse bene, perché secondo me ancora non si sa bene, Loredana, non tutte sanno cos'è il test genomico e la differenza tra il test genetico e il test genomico, e ti chiedo di illuminarci. Premesso che io non sono un medico. No, vabbè, ma insomma lo macini queste cose tutti i giorni, quindi sicuramente ancora meglio di me. Questo è vero. Detto questo, voglio ricordare che in Italia ci sono a disposizione dei team multidisciplinari questo importante strumento appunto del test genomico, lo si deve anche all'attività posta in essere da Europa Donna Italia per metterli proprio a sistema. Quindi il nostro Servizio Sanitario Nazionale aveva identificato un fondo e quantificato un fondo dedicato proprio a questa fattispecie, e cioè un test per verificare nelle donne con tumore al seno ormonoresponsivo, quindi un fattispecie particolare di tumore al seno, per poter verificare se in alcuni casi, che vengono detti casi eleggibili, ci sia la possibilità di evitare la chemioterapia e quindi poter fare un percorso un po' più leggero rispetto alla somministrazione della chemioterapia, che è una terapia standard per tutta una serie di pazienti. Detto questo, però, io non sono un medico. No, certo, Loredana. Quindi, in pratica, mi scusi, giusto per capire, con questo test, per alcuni tipi di tumore e tumori particolari, si potrebbe evitare la chemioterapia. Questa insomma, esatto, è l'utilità di questo test, che non è poco, insomma. Sì. Non è poco, e questa
prescrizione di questi test è in carico al team multidisciplinare della Brest, in particolare ad alcune figure che prevedono e prescrivono a queste determinate pazienti questo test genomico. Quindi è una risorsa in più per meglio valutare il percorso terapeutico della singola paziente. È una cosa che è stata riconosciuta dal servizio sanitario appunto con la legge di bilancio del 2020, che ha previsto un fondo di 20 milioni a livello nazionale. Eravamo anche in periodo pandemia, quindi ci sono state un po' difficoltà poi per averle effettivamente a sistema. Poi c'è stato un decreto ministeriale nel luglio del 2021 che prevedeva che le singole regioni emanassero delle delibere di recepimento di questo decreto ministeriale affinché poi i test genomici fossero a disposizione dei team multidisciplinari delle Breast Unit, e quindi sono arrivati a sistema in tutte le regioni d'Italia, e in particolar modo in Veneto c'è stato modo di averli a disposizione proprio nell'immediato dopo la delibera di recepimento emanata dalla regione. Ecco, scusa Manuela, sì. Questi test ci saranno anche nel Trevigiano, sì, e nel Veneto? Allora, almeno così si è letto, che saranno messi a disposizione 350 test in 3 anni, quindi vuol dire che circa 120 donne all'anno nella nostra USP potranno fare questo test. Come diceva Loredana, non tutte, certo, hanno i requisiti, diciamo così, per poter accedere al test, che si fa comunque dopo o su una biopsia o dopo che è stato asportato il tumore. Però diciamo che io da paziente, io da donna, reputo che questa sia una cosa bellissima. Quando ho fatto io, diciamo, il primo intervento non c'era, perché era in fase di studio. Adesso credo che questa sia una bella conquista per tutte le donne, perché sapere di poter evitare, ma non, allora, la chemioterapia, non avendo a disposizione questo test, poi Loredana dimmi se sbaglio, viene fatta preventiva, indifensiva, diciamo così, certo, a prescindere, quindi viene fatta. Però la chemioterapia, se io posso fare a meno di farla perché magari rispondo bene lo stesso alle pastiglie o comunque la terapia ormonale, allora innanzitutto è un costo inferiore per la collettività, e poi il beneficio sociale che c'è, cioè sappiamo... Anche il beneficio anche per la donna, perché per la donna, la chemioterapia è una terapia che anche, è comunque... Sì, non solo che io sto meglio e non, certo, ho i disagi che comunque mi porto dietro da 10 anni in qua, ma anche a livello sociale, perché fare la chemioterapia comunque è impegnativo per tutto quello che è poi sono gli effetti collaterali che ci portiamo avanti. E non ultimo, un'azienda, perché alla fine guardiamo anche quello, un'azienda o una anche, cioè, che ha lavoro per conto suo, che può fare a meno di fare la chemioterapia, sicuramente è un costo sociale molto inferiore, quindi ben vengano. Sicuramente non saranno per tutti, e perché non tutti hanno i requisiti, e perché capiamo che 100 test, diciamo, per tutta la provincia di Treviso non riescono a coprire il fabbisogno. Però piuttosto di niente, intanto siamo molto contenti di aver iniziato, perché da quello che so io fino adesso si facevano lo IOV, se non sbaglio, però insomma neanche lì non erano tantissime le donne che potevano usufruirne, quindi molto bene, io ringrazio. Si facevano in tutte le Breast Unit, ovviamente, però quelle deputate. La IOV è il centro di riferimento regionale, perché è la sede della rete oncologica veneta, ma erano a disposizione di tutte le Breast Unit nel caso in cui il team multidisciplinare li ritenesse necessari. Ovvio che c'è stato un momento, sicuramente, in Veneto come in tutte le altre regioni, ricordiamo che è stato reso possibile questa prescrizione in un periodo di pandemia. I primi mesi, i primi 6 mesi, ora che li mettevano tutti a rodaggio, c'è voluto un po' di tempo, ecco, questo non lo nego, ma in Veneto
come in tutte le altre regioni, ad eccezione di quelle regioni che si erano attivate ben prima riconoscendo il test genomico con propri fondi regionali, e in questo caso erano Regione Lombardia e Regione Toscana. Le altre regioni si sono attivate dopo l'emanazione del decreto ministeriale. Concediamo, ovviamente abbiamo concesso alle strutture tutto il tempo di metterle a regime, ma tenendo presente che tutte le pazienti eleggibili sulla base delle indicazioni del team multidisciplinare hanno avuto accesso a questo importante test genomico all'interno di un processo ben chiaro e disciplinato dal legislatore nazionale e dal legislatore regionale in maniera chiara ed evidente. Quindi questo ha onore e merito di tutti i team multidisciplinare. In Regione Veneto c'è una situazione tra centri di riferimento e centri che dipendono da questi centri, 5 centri di riferimento, magari è andato tutto bene, e mi fa piacere che questo tema venga all'attenzione della comunicazione, perché di solito sono temi che restano nell'alveo della comunicazione scientifica piuttosto che tra associazioni. Far sapere alle signore, alle pazienti, che c'è questa possibilità è oggettivamente un grande lavoro che le associazioni stanno facendo, e quindi riconosco a Amiche per la Pelle il grande lavoro su questo tema, ma anche ai media che si occupano di questi temi, perché ci agevolano il processo di conoscenza dei percorsi riservati alle donne con tumore al seno. Ecco, Loredana, per poter accedere a questo tipo di test, appunto, dicevamo, non tutte lo potranno fare perché è un test per un tumore particolare, ma è la donna che lo deve richiedere o è il centro di riferimento che lo può proporre? È il centro di riferimento che, sulla base del riscontro del tipo di tumore della donna, del tipo di gravità del tumore stesso, e ci sono delle tabelle assolutamente chiare a disposizione dei team multidisciplinare, i quali appunto in queste riunioni che devono fare necessariamente, perché è un obbligo di legge per valutare il percorso terapeutico, a quel punto valutano, sulla base dei criteri previsti nel decreto ministeriale, la prescrizione del test genomico, che è una notizia poi che viene data alla signora, alla paziente. Eventualmente è chiaro che la paziente che ha sentito parlare del test genomico può andare a chiedere all'oncologo che l'ha presa in cura, normalmente si dice presa in carico, il suo percorso, può andare a chiedere delucidazioni, perché mi è stato prescritto oppure perché non mi è stato prescritto. Quindi il grande lavoro che possono fare le associazioni e la comunicazione per far sapere alle persone che esiste questa opzione, ma ripeto, è per una fascia particolare di pazienti e all'interno di criteri di eleggibilità molto ben identificati. Adesso abbiamo sentito anche da Manuela, ce n'è un certo numero nelle varie ASL, in quella di Treviso abbiamo sentito. In un futuro si può sperare che siano con un numero maggiore, insomma si spera, perché questa veramente potrebbe essere un vantaggio e una novità importante per le donne. Sì, assolutamente sì. Non ci si può muovere ovviamente più di tanto da quello che aveva previsto il decreto ministeriale, certo. E quindi si sta lavorando affinché si amplino un po' le maglie. Fate conto che appunto il decreto ministeriale prevedeva un fondo dedicato di 20 milioni, alcune regioni l'hanno esaurito e altre sono un attimino più indietro. Regione Veneto aveva a disposizione 1.830.000 euro
per la prescrizione dei test genomici, certo, sulla base dei conti che aveva fatto appunto il Ministero. Quindi bisognerebbe avere dei dati più specifici relativamente al numero dei test genomici che la Regione ha già utilizzato. Ecco, noi adesso insomma, sì, possiamo cambiare anche un attimo, sì, discorso, perché altro tema importante, sì, sono le sanità partecipate, sì, Emanuela. Ecco, ci agganciamo, sì, perché grazie a Loredana che ha condiviso e ci ha invitato, abbiamo fatto come associazioni il giorno 6 e 7, quindi venerdì e sabato, qui alla sede distaccata dell'Università Cattolica, sì, di Roma, al studio Lorenzo, scusami, alla, non lo studio, lì alla scuola Lorenzon, Achille Lorenzon e Linda Lorenzon qui a Treviso, abbiamo fatto questa due giorni con Altems, che è praticamente per insegnare alle associazioni e quindi a chi c'era a rapportarsi con la Regione, perché c'è questa nuova cosa che è molto bella, che è la sanità partecipata. Quindi il 16 di settembre saremo a Padova per tutto il Veneto, ci saranno tutte le associazioni chiamate, diciamo che avevano i requisiti, Amiche per la Pelle tra queste, saremo 111 associazioni che, come posso dire, verranno chiamate nelle varie sedi dalla Regione del Veneto per poter raccogliere, per poter portare le istanze, per poter dir la nostra riguardo ai vari temi, perché ci sono naturalmente, ecco, varie tematiche. È importante, Emanuela, poter avere un dialogo diretto con la Regione. Secondo me è tantissimo. Guarda, anche ieri abbiamo fatto una giornata di lezione bellissima con, e non ci siamo naturalmente solo noi, ma c'era l'AIL, c'era rappresentanti con malattie rare, il Parkinson, e quindi anche è stato bello anche tra noi, per noi, cioè condividere sicuramente. Però poi sapere di poter essere, allora di questi 110 ce ne saranno 10 nella, come la chiamano loro, cabina di regia, però questi 10 porteranno, diciamo, le chiamo istanze, però, le richieste, perché ognuno di noi nel suo settore sa i problemi, io so, insomma, più o meno mi occupo perché vedo tutti i giorni donne con, certo, il problema del tumore al seno, chi si occupava per esempio del diabete, dicevano il diabete è una malattia, cioè un'epidemia, dicevano, certo, e quindi hanno bisogno di particolari accorgimenti. Allora, ognuno di noi nel suo piccolo può portare, diciamo, ai rappresentanti poi quello, tutto quello che raccogliamo. Le necessità, le richieste, certo. Necessità. E io ho visto grandissima attenzione, ho visto molta volontà da parte della Regione di mettersi a disposizione e di imparare insieme. Abbiamo avuto tutta venerdì il dottor Annichiarico, è stato lì con noi fino a sera tarda per spiegarci, poi sarà con noi. Non ha, e mi è piaciuto per questo, non ha promesso, fatto promesse, diciamo, faremo tutto. Perfetto. Ha detto, è una cosa nuova per tutti, sia per loro che per noi, cercheremo di fare il possibile per fare in modo che questa sanità partecipata, cioè assemblea permanente della sanità partecipata Regione del Veneto, diventi uno strumento importante per, diciamo, tutte le varie patologie, i vari problemi che ci sono, e quindi loro, una volta che devono decidere anche da che parte andare, cosa, certo, fare, sappiano i problemi che ci sono da questa parte, perché noi li abbiamo esposti. Quindi secondo me è una cosa, e ringrazio Loredana di questo. Un'altra, insomma, un canale diretto, sì, con la Regione, che non è, insomma, è un davvero è molto importante. Io volevo chiudere, perché siamo arrivati, sì, quasi al termine, volevo, non della prima edizione, ma del nostro poi spazio. Esatto, dello spazio dedicato a questo. E Loredana, tanto si sta facendo per i tumori al seno, per le donne, e tante le iniziative, tantissime le associazioni, non solo per il tumore al seno, come abbiamo sentito, ma un po' per tutte le patologie. Tutti insieme, Loredana, si può arrivare a fare anche di più.
Sì, perché l'unione fa la forza non è un mero detto così superficiale. Mettere insieme tante associazioni, questo è il ruolo che svolge Europa Donna Italia a livello nazionale e a livello regionale. Mettere insieme tante associazioni poi crea una rete che è sicuramente più forte nel confronto e poi per portare avanti le istanze, non dei singoli, ma di un movimento. Questo perché così facilita il lavoro di acquisizione delle tematiche e delle eventuali criticità e soprattutto si propone nei riguardi delle istituzioni in maniera coesa e non parcellizzata e facilita il lavoro di confronto e soprattutto si ha la rappresentatività. Quindi queste modalità sono delle modalità vincenti sia per le pazienti sia per le associazioni. Certo, magari sono processi un po' più lunghi perché sono processi di condivisione dove non c'è una sola persona che va avanti e decide, ma si crea proprio un movimento, una rete che porta a sistema istanze e questioni. Questo è il lavoro che fa Europa Donna Italia e mi piace ricordare che stiamo lavorando per la nascita della delegazione di Europa Donna Veneto. No, Manuela? Quindi questo è il lavoro che ci aspetta, è il lavoro che stiamo facendo con tutte le associazioni affiliate a Europa Donna Italia in Regione Veneto, perché esiste poi Europa Donna Europa che ha 47 stati membri, abbiamo poi Europa Donna Italia e poi stiamo facendo nascere Europa Donna Veneto come ci sono in tante altre regioni, perché abbiamo Europa Donna Piemonte, Europa Donna Umbria, Europa Donna Abruzzo, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi adesso è giunto il momento anche per Europa Donna Veneto e sono sicura che da parte delle istituzioni regionali e da parte di tutti i centri indicati dalla regione come centri di senologia multidisciplinare ci sarà una grande approvazione per questa modalità di confronto assolutamente costruttivo e positivo per tutti, senza dimenticare che Regione Veneto è la regione di riferimento per la senologia a livello Italia, quindi siamo pronte a confrontarci con tutti, grazie alle associazioni come quella di Amiche per Mano, presieduta da Manuela. Grazie Loredana, grazie a te. Allora io ringrazio Manuela per essere stato con noi, ringrazio anche Loredana e Pao, che speriamo magari di avere in studio qua con noi appena magari lei... è sempre di corsa, è piccola, appena, piccola, dico io, piccola ma tremenda e appena fortissima. Appena riesce, insomma, noi volentieri la ospitiamo qui da noi. La ringrazio, grazie davvero a Loredana, grazie anche a Manuela. Grazie io a mi fermo per qualche istante di pubblicità, se la regia è d'accordo, e subito dopo invece avremo in studio due sindaci. Siamo tornati in studio per parlare di un argomento che sta facendo discutere soprattutto nel Trevigiano, lo faremo poi con i sindaci che ci hanno raggiunto qua in studio, Federica Ortolan, sindaco di Carbonara, intanto buongiorno. Buongiorno Daniela. E Marco Della Pietra, sindaco di Spresiano, buongiorno, direttamente Daniela. Coinvolto buongiorno in questo in questo argomento, per cui parliamo del lupo, perché lo avete sentito dai nostri telegiornali, ha sbranato un cagnolino a dormelle e ovviamente si torna a discutere e cittadini, ma non solo, anche i turisti sono preoccupati e i tecnici settore dicono il comportamento di un esemplare singolo rischia di far finire l'intera specie nel mirino dell'opinione pubblica. Sentiamo. Monitorare il lupo per intercettarlo e catturarlo, siti attrattivi e fototrappole nei luoghi di maggiore transito dell'esemplare, stando alle segnalazioni, oltre un centinaio da maggio a oggi lungo tutta l'asta del Basso Piave Trevigiano. Al lavoro per cercare di intercettare l'animale che ha sbranato un cucciolo di cane di 5 mesi a Ormelle, un team di specialisti che rispetto al passato possono contare sul fondamentale supporto della tecnologia, come spiega il tecnico faunistico Fabio D'Artora. Le fototrappole ci danno un'indicazione di dove passa l'animale, quali sono gli orari, qual è la frequenza dei passaggi, come usa il territorio. E quindi tutti questi dati possono darci una misura di come intervenire poi sull'animale nel caso si volesse catturare.
Strumenti che forniscono dunque informazioni importanti per seguire i tracciati del lupo, che settimana dopo settimana ha preso confidenza con il territorio e con la presenza umana, tanto da sostentarsi con quello che trova proprio nei pressi delle abitazioni, ma che sta diventando pericoloso per gli animali domestici. Per il cagnolino di Ormelle non c'è stato nulla da fare, ma già altri due in precedenza erano rimasti feriti nella tu per tu con l'animale selvatico. Un'escalation che va fermata, tanto che il Ministero ha autorizzato in tempi celeri la cattura del lupo, che per D'Artora è quanto mai opportuna. È un bel problema, in senso che va gestito in modo che non ne rimetta tutta la popolazione di lupi, perché quei pochi lupi che si comportano così poi determinano, fanno eco e viene a mancare la tolleranza da parte della cittadinanza della presenza di un lupo che solitamente invece non si fa notare magari. Quindi sì, andrebbe rimosso il prima possibile e poi gestito secondo i regolamenti, i piani di gestione attuali. Ed ha parlato senza mezzi termini il senatore Luca De Carlo, sentiamo che cosa ha detto. Il lupo è un animale molto intelligente, se capisce che l'uomo non gli farà nulla, ogni giorno aumenterà il suo livello di confidenza. A volte vanno presi anche provvedimenti drastici per tutelare non solo l'ambiente ma anche l'economia della montagna, e quindi un po' di piombite credo non faccia male. Va dritto al punto, senza mezze misure, il presidente della Commissione Agricoltura in Senato Luca De Carlo sul tema delle predazioni e più in generale sulla crescente presenza del lupo nei territori di montagna. La tutela degli allevatori a ogni costo, anche col piombo, dice, chiarificando una posizione che punta dritta alla radice del problema e che non sembra certo strizzare l'occhio a metodi di contenimento più lievi come le fortificazioni dei recinti o l'uso di proiettili dissuasori in gomma. Per De Carlo l'obiettivo da portare in Parlamento è chiaro. Noi pensiamo di attuare tutte quelle operazioni che consentiranno agli agricoltori di poter continuare a pascolare le proprie gregge e mandri anche in montagna, per cui il lupo se ne faccia una ragione e soprattutto se la facciano quelli che credono che il lupo debba vivere sulle spalle degli agricoltori, una sorta di caccia di cittadinanza quella del lupo. Io credo che vada estirpata. Lupo che ad oggi continua tuttavia a godere della tutela di animale protetto a livello di Unione Europea, un'eredità delle predazioni incontrollate del passato che ne avevano causato l'estinzione in diversi stati membri e oggi rapidamente capovolta fino al ripristino naturale della presenza del canide in tutti i paesi dell'Europa continentale. Per De Carlo una tutela dai giorni contati. L'Europa ha già capito in tanti contesti che il troppo numero dei lupi è dannoso e quindi credo che anche l'Europa, che ha scoperto un nuovo corso diverso da quello, il vecchio corso di Timmermans, che è stato sonoramente bocciato anche dai suoi cittadini a dimostrazione di come fosse lontano anni luce dalle esigenze dei suoi territori. Sindaco, il lupo deve essere stirpato, insomma parole pesanti, però insomma diciamo che forse non si riferisce proprio al territorio trevigiano, dove ci sono due esemplari, probabilmente due da quello che si sa, magari si riferiva forse a una situazione diversa. Ma io credo che Luca si riferisse al problema lupo, ma nelle zone montane. Ricordiamo che il senatore Carlo è di Belluno, anzi è cadorino, e lì effettivamente i lupi razziano bestiame e a livello di malghe creano dei problemi non indifferenti, per cui ecco, credo si riferisse ad un tipo di problema che è ben più grave e ben più sentito anche dagli agricoltori rispetto magari a quello che sta succedendo qua con i due esemplari, dici tu. Invece noi quando siamo stati in prefettura ci è stato detto che molto probabilmente si tratta dello stesso animale. Quindi mi scusi, sindaco, lo stesso esemplare che si sposta dunque da Breda o Oderzo, quelle zone là, verso Spresiano, siamo in un asse comunque, e dopo torna, perché queste allora, sono le due zone dove... Sì, adesso non hanno escluso che possano essere due esemplari, però... Stando alle foto e ai reperti che sono a disposizione degli esperti, lì ricordo avevamo i carabinieri forestali, avevamo la polizia provinciale, avevamo
l'esperto della regione, quindi diciamo che c'era un nutrito numero di gente che ne sa sicuramente più di noi sindaci, e ci hanno detto appunto che da quello che hanno loro in mano si tratta di un esemplare femmina di circa un anno e mezzo / due anni, che si è allontanata dal branco o in autonomia o perché è stata cacciata, però questo non è dato saperlo, perché i lupi fanno così, si allontanano dal branco per creare un nuovo branco e in territori incontaminati, non già occupati. Per cui ecco, a noi questo era stato detto e c'era stato assicurato comunque che adesso si sarebbe provveduto alla cattura, perché dal Ministero c'è stato il via libera. Ecco, entrambi, Sindaco, siete diciamo a confine insomma, dei comuni dove questo esemplare o i due esemplari, quello che è stato avvistato, perché beh, nel sindaco, no, insomma, c'era, nel comune c'era pieno. Di Spresiano c'è stato proprio, mentre insomma il comune di Carbonera è proprio a ridosso del comune di Breda, e sappiamo che insomma è stato visto a Carbonera, è stato visto a Breda, Oderzo, Ponte di Piave, insomma gira quella zona. Il problema è anche il fatto che insomma si avvicina alle case, si avvicina, entra nelle recinzioni delle case ormai senza paura. Sì, appunto nel nostro comune non è stato ufficialmente avvistato, però appunto è stato avvistato nei territori contermini di Spresiano e Breda, e non è neanche escluso che possa comunque percorrere il nostro territorio, visto che vicino al nostro comune c'è il Parco dello Storga, a confine con Treviso, come anche il Parco delle Fontane Bianche al confine con Villorba, quindi sono habitat comunque più naturali, insomma, e anche un'ampia distesa di campi. È vero che questo lupo è comunque stato avvistato ovviamente dagli esperti, ma anche da tanti cittadini e anche da appassionati di caccia che appunto lo stanno monitorando. Io auspico appunto che possa essere trovata una soluzione intermedia, quale per esempio l'immobilizzazione, il trasferimento di questo esemplare in un habitat più consono insomma a lui, perché non è per forza necessario, visto che si tratta di uno o due esemplari, insomma abbatterli, ecco, in questi contesti. Il lupo non è la prima volta che si presenta nei nostri territori, ecco, e quindi come c'è il lupo c'è anche la volpe, e da sempre conviviamo insomma con un po' queste razzie, ecco, anche di animali, anche da cortile appunto, che vengono talvolta, ecco, decimati. Però insomma si trova sempre un compromesso, ecco, a tutte le situazioni. Ecco, il problema è che insomma ovviamente questo esemplare ha fame e quindi è alla ricerca di cibo. La preoccupazione, oltre al fatto che insomma ha già adesso ucciso un cagnolino ad Ormelle, che possa magari in qualche maniera attaccare magari un bimbo, perché sappiamo insomma i bimbi sono imprevedibili, si possono avvicinare, ovviamente non lo sanno, ed è comunque rischioso adesso, Sindaco. Beh, assolutamente, noi che non siamo esperti credo che tutti abbiamo questo tipo di sensibilità. Perché ormai sono tutti esperti del lupo. Vabbè, noi siamo, adesso non so come si chiamino gli esperti di lupo, però sì, è un po' la così, in Italia è sempre così, no? Quando gioca la nazionale sono tutti allenatori, in tempo di Covid erano tutti virologi e adesso siamo tutti esperti di lupi. Però adesso, a parte le battute, io credo che un cittadino medio senta questo tipo di preoccupazione, al netto che poi tutti quanti ci dicono che il lupo non attacca l'uomo, e questo è un corollario che mi sento dire spesso. In realtà poi sai, l'animale è sempre animale, l'istinto è un qualcosa che non si può così catalogare. Quindi magari la mia preoccupazione quando c'era stato l'attacco al cagnolino a Spresiano era proprio quella che magari di fronte a un comportamento ingenuo di un bambino piuttosto che di una persona con delle disabilità, piuttosto che di un anziano, il lupo potesse avere un altro tipo di reazione. Però in realtà sono stato rassicurato da questo punto di vista. Il problema vero sarebbe quello dell'incrocio, che essendo una lupa adesso magari possa andare in calore, possa quindi dare vita ad una cucciolata, e in quel caso il cucciolo avrebbe sia l'imprinting della madre selvaggia sia l'imprinting del
cane maschio, certo. Magari di compagnia, e quindi ci troveremo ad avere dei lupi ancora più vicini all'uomo. Da tenere conto che però, mentre il lupo, da come viene detto, non attacca l'uomo, è il cane invece da compagnia, capita che lo attacchi. Per cui ecco, un problema potrebbe essere questo, qualora vi fosse un prosieguo della faccenda. Per cui sono d'accordo anch'io, insomma, vediamo di catturarlo. Ecco, un'ultima domanda, poi chiudiamo questo argomento, perché parliamo anche del nuovo anno scolastico. È così difficile catturarlo? Perché ci sono fototrappole, ci sono, eppure vedo, insomma, viene avvistato, viene ripreso, eppure si fa difficoltà. Nel senso, io non sono certamente un'esperta di questo, però appunto chi appunto è un po' così appassionato di caccia, di animali, ecco, ci sono gli strumenti, appunto ci sono le fototrappole, e sta tutto cercare di in qualche modo intercettare la zona, ecco, di movimento di questo esemplare, e ovviamente con l'avvicinamento, con del cibo, con qualcosa che possa comunque attirare la sua attenzione. Penso non sia impossibile, insomma, lo si fa anche per altri animali selvatici. Ecco. Quindi insomma speriamo di concludere quest'estate dedicata davvero al lupo nel Trevigiano. Io chiuderei questo argomento perché è davvero conto alla rovescia, manca davvero pochissimo all'inizio del nuovo anno scolastico, si parte sorvolando il problema vandalismi e furti nelle scuole, abbiamo visto un po' nel Trevigiano, di cui insomma non parliamo, ma parliamo anche dei trasporti scolastici, perché abbiamo sentito a vari comuni un po' di difficoltà c'è, sindaco. Mi guarda perplesso. No, io non ti guardo perplesso, no, semplicemente non so a che livello si stia parlando, se a livello comunale o a livello extra. Parliamo a livello comunale. Ok, no, a livello comunale, allora, bisogna fare delle premesse. La prima è che oggettivamente il calo demografico è un dato, primo. Secondo, il costo per questo tipo di servizi è aumentato in maniera esponenziale. Terzo, non tutti hanno bisogno di un servizio che magari viene visto come necessario da una parte della popolazione, mentre per l'altra possono esserci altri servizi che sono magari più utili del trasporto. Io, se volete, vi dico cosa ho fatto a Spresiano, sì. Se può interessare, se no... Assolutamente non, sì. Noi di fatto, a fronte della richiesta dell'autobus scolastico, che per alcuni plessi c'è perché è necessario, prima abbiamo cercato di ottimizzare le corse, perché tenete conto che un autobus più o meno costa 40-50 mila euro a un comune, uno, no? All'anno, tanto per capirci. Per mantenere i prezzi calmierati, anche se chiedi 300 euro, e dico tanto, a un bambino, e sono 50 bambini, vuol dire che te ne tornano circa 15.000, tanto per farvi capire, certo, qual è la spesa del comune, giusto per avere un'indicazione. Allora, cosa abbiamo pensato? Abbiamo pensato che non a tutti effettivamente serve l'autobus, ma magari si è più contenti se viene dato un servizio di preaccoglienza nell'istituto. Noi è da anni che lo diamo gratuito, sia la preaccoglienza che il post uscita diamo un lasso di tempo, perché poi dopo c'è gente che sennò te li viene a prendere alle 11 di sera, poi dopo c'è anche chi magari ne approfitta, e quindi il dopo scuola lo paghi come servizio, ma il pre-ingresso e il post-uscita lo diamo gratuitamente. Abbiamo fatto dei sondaggi all'interno delle scuole in modo tale da vedere qual era, certo, il servizio più consono, e per dire, l'anno scorso abbiamo chiesto per l'autobus quante persone lo avrebbero voluto durante l'anno scolastico. In 60, mi pare, in un plesso sto parlando, ci avevano detto di sì, poi dopo, allora in giunta abbiamo detto bene, adesso facciamo le preiscrizioni al servizio, se arriviamo a 40, quindi da 60 abbiamo abbassato molto l'asticella, se arriviamo a 40 diamo il servizio, e mi pare che di aver ricevuto 12 adesioni per l'andata e 8 per il ritorno, una roba del genere, per cui ecco. Abbiamo scelto di mantenerlo per alcuni plessi, certo, e di dare un altro servizio in altri. Sindaco? Invece noi, vabbè, come un po' come il collega, ovviamente il costo del servizio da parte dell'utenza, la contribuzione da parte dell'utenza copre appunto circa un 20% del costo del trasporto. E come ogni anno, verso la fine dell'anno scolastico precedente, si fa un sondaggio, appunto si raccolgono quelle che sono i desiderata da parte dei vari alunni, ecco, e si cerca di matchare, insomma, le esigenze con quello che è il budget di spesa annuo.
nel caso per esempio del trasporto, ecco, da San Giacomo a Mignagola, essendo diciamo contenuto il numero di bambini, si è data la possibilità anche a quelli delle medie di salire. E fanno tappa alle elementari e poi proseguono appunto e vanno fino al plesso di Carbonera, questo per cercare di saturare ovviamente la corsa. Stessa cosa si è cercato di razionalizzare il ritorno. Per quanto riguarda invece la scuola dell'infanzia di Mignagola, essendo chiusa per lavori in questo anno scolastico, è stato offerto il trasporto scolastico gratuito verso il plesso di Vasconna, che accoglierà sia le tre appunto sezioni elementari, la terza, la quarta e la quinta, e sia appunto tutto il ciclo scolastico dell'infanzia da Mignagola. Quindi alla mattina si partono scaglionate due corse, ecco, in due orari differenti, e appunto poi ci sarà anche la corsa, ecco, del ritorno, questo per cercare di andare incontro alle famiglie. Sul servizio pre-post scuola, appunto, da un sondaggio, ecco, c'è sempre stato questo tipo di servizio, però nel nostro territorio insomma non ha avuto il post scuola riscuote sempre comunque un degno numero insomma di iscrizioni, mentre per il prescuola insomma è carente la richiesta, e quindi nel nostro caso insomma abbiamo optato di garantire di più insomma il trasporto scolastico. Noi pensa che in un plesso invece, ma per dire come cambia a distanza, certo, di pochi chilometri, noi in un plesso abbiamo bloccato le iscrizioni a 50, ne abbiamo ricevute 59 e altri 15 sono arrivati dopo che abbiamo bloccato le iscrizioni, per cui stai presto a fare i conti, 74 bambini che chiedono il preingresso. Sì, certo, sono condizioni che effettivamente si dà. Ecco, io vorrei anche affrontare una cosa, manca davvero poco, però volevo chiedere questo. Abbiamo parlato di un aumento dei costi del trasporto, ma aumento anche, sentivamo, in diversi comuni delle mense, cioè della mensa nelle varie scuole, parliamo di elementari ovviamente e dell'infanzia, a fronte di un aumento però anche di famiglie che hanno bisogno insomma di contributi e di aiuto, Sindaco. Sì, beh, c'è da dire che comunque noi abbiamo un sistema strutturato o sull'ISEE o sul fattore famiglia che alle famiglie in difficoltà quello che c'è da dare diamo. Inoltre tenete conto, e ci tengo a dirla sta cosa qua perché molto spesso i più non lo sanno, che vengono fatte delle gare di appalto per le mense e non vengono nemmeno fatte da noi, ma vengono fatte dalla stazione appaltante, noi che ci usufruiamo della stazione appaltante della provincia, e quindi è una gara che non si sa chi vinca, non è che andiamo a sceglierceli noi. Poi dopo è chiaro che strada facendo si cerca di mettere a posto le cose che non vanno. Quindi il prezzo non è che lo facciamo noi e certo, così ci gira. È chiaro che il comune dà una grossa fetta della contribuzione, perché tenete conto che pagare un pasto completo, al netto di quello che poi dopo si possa dire, 3,60 euro / 3,80 euro / 4 euro, adesso sto dicendo sì, adesso non lo so, un caffè, una brioche, certo, già dopo, certo, penso che, quindi ecco, pensate che su quei 4 euro, dico 4 euro per sì, dire una cifra, il comune ne mette almeno altrettanti, voglio dire, o certo, poco meno. Per cui ecco, il discorso delle famiglie in difficoltà, l'appalto prevede anche alcuni pasti che ci vengono offerti dalla ditta che vince la gara, e quindi si può andare incontro, ecco, quindi non è che non vengano più dati i contributi, certo, no, o certo, che insomma, si cerca di equilibrare, soppesare e trovare il giusto equilibrio, insomma. Sindaco? Sì, diciamo, penso che un po' tutti i comuni adottino la stessa politica, nel senso che il pasto appunto è attorno ai 5 euro, però il costo effettivo del pasto al comune è sempre un po' più alto e si cerca sempre di garantire una contribuzione per le famiglie ovviamente meno abbienti. Ci sono classi scolastiche appunto che frequentano più giorni alla settimana, quindi anche se si tratta di una piccola cifra, però per il budget familiare insomma può fare la differenza. Ci sono famiglie della scuola dell'infanzia che non lasciano i bambini a scuola perché neanche quell'euro, euro e mezzo del pasto, ecco, fa quadrare il bilancio familiare, questa ne dice lunga insomma, ecco.
e appunto si cerca sempre di partire con anticipo. La stazione appaltante della provincia ha gestito almeno per sicuramente i nostri, la gara per i nostri due comuni, ma anche di molti altri, e si cerca insomma di individuare la ditta che riesce ad avere un sistema di distribuzione efficiente e anche un sistema informatico altrettanto adeguato, perché appunto la prenotazione dei passi, la gestione delle ricariche, sapete che avviene tutta quanta insomma tramite app, ecco, come anche l'iscrizione al servizio mensa, sono da un po' di anni insomma anche per il nostro comune appunto gestite tramite le istanze online del sito del comune, ecco. Però un po' sono aumentati i costi del... Certo, sono aumentati, per come sono aumentati insomma per tutte le famiglie, sono aumentati il buono pasto, è aumentato anche di un, se non vado errato, di un 20% addirittura, perché è veramente salito notevolmente. E allo stesso modo, per esempio, sono aumentati gli altri pasti, sono quelli dei pasti caldi a domicilio per gli anziani, per le persone fragili, che lì molte volte appunto il pasto veramente va a persone che non possono contribuire a pieno insomma al costo. Sindaco, anche da voi è aumentato? Sì, noi l'aumento l'abbiamo tarato l'anno scorso, quindi quest'anno non ci saranno aumenti di sorta, però è un dato di fatto, è aumentato tutto e chiaramente anche le spese per i cittadini, ma anche quelle per i comuni. Attenzione, non è che il comune metta sempre lo stesso, anche il comune mette qualcosina in più, per cui sì. Siamo arrivati al termine, speriamo però che sia un anno scolastico tranquillo, mi sarebbe piaciuto parlarne perché insomma il sindaco di Carbonera aveva dato un input sui piccoli, insomma i ragazzini che fanno insomma atti poco carini, e mi sarebbe piaciuto, ma le chiederemo di tornare in studio per parlare anche di questo, e anche il sindaco, perché ne avevamo parlato anche con lei insomma di questa, quindi noi speriamo che sia un anno tranquillo per tutti i ragazzi, non parliamo soltanto ovviamente di elementari, delle medie, ma anche dei ragazzi al liceo, che non ci siano atti come quelli che abbiamo visto negli scorsi anni. Io ringrazio sindaco, grazie. Grazie a lei. Grazie anche al sindaco della Pietra. Grazie a te, grazie a tutti quanti. Appuntamento per domani, ovviamente, prima edizione. Grazie, arrivederci.